adesso la parola a Dale Bocalfa, che è la presidente dell'associazione ADA e con cui collabora con la DIRA del NISAV. E ieri abbiamo avuto questa bella notizia di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi la ringraziamo perché fa molti sacrifici venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei e collaborando e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la parola a lei, Dale Bocalfa. Allora, andiamo con il premio 8 milioni di poesia. Al quinto posto abbiamo Adriana Iftimi e Ceroli con Poema 1, 531 voti. Il quarto premio Antonio Fiore, Dove finisce il cielo, 565 voti. Il terzo Silvana Lazzarino, Dove sussurra il vento, 3535 voti. Il secondo premio è a Aldo Gallina, il premio 3823 voti. E il primo premio di poesia è a Adriana Iftimi e Ceroli con il titolo di La mia mente, con ben 4022 voti. Complimenti, Adriana. Allora, parliamo di Adriana e Iftimi e Ceroli. Coraggio, determinazione, profonda sensibilità e un'innata curiosità sono state le motivazioni principali che hanno accompagnato Adriana Iftimi, scrittrice e poetessa bella, colta, sensibile, amante della letteratura e della poesia. Nata in Romania, Adriana, nel suo percorso di bambina, giovane donna e madre, ha saputo cogliere gli aspetti positivi della vita, nonostante la sua infanzia e adolescenza siano state dolorose e difficili per la critica situazione familiare e l'atmosfera del regime. Sotto il regime di Ceausescu ha dovuto trovare in se stessa quella forza di energia per fare di ogni suo giorno un'opportunità per essere felice. Curiosa da sempre, fin da piccolissima, e farle compagnia non erano giocattoli o bambole, bensì i libri della libreria del padre. E così già ai 4-5 anni riusciva a leggere i testi di letteratura e filosofia, con cui trascorreva molti pomeriggi. Lo studio è stato importante per la sua formazione culturale e personale. Attenta e interessata per argomenti che apprendeva a scuola, Adriana si mostrava molto portata per le diverse materie fin dalle elementari, quando ha scoperto una particolare predisposizione per la poesia, con cui dare vita alle proprie emozioni e stato d'animo. A 6 anni ha scritto la sua prima poesia intitolata Il cuore è una foglia. Caduto il regime spatria e dopo diversi spostamenti, incontri e esperienze come fotomodella e nel cinema diverse fiction, giunge a Roma, dove vive da 25 anni con i figli, Alessia e Kevin, e il suo compagno maestro Mario Ceroli, scultore noto al pubblico per il cavallo alato posto di fronte alla sede Rai di Saxa Rubra. Ceroli è anche autore di 4 chiese, una a Porto Rotondo, una a Torre Bella Monaca, una a Napoli, una all'Istituto Superiore di Polizia e tante altre opere collocate in Italia e nel mondo. Adriana è autrice di una sceneggiatura, pubblicato 2 libri e ha vinto un premio internazionale di poesia con Inna Perduta, scritto completamente in italiano. Un libro che ha ricevuto molte testimonianze di stima ed apprezzamento da parte di personaggi illustri, tra i quali vanno menzionati Paolo Villaggio, Luca Corbero di Montesemolo e Bimbe De Maria. A fine novembre 2018 è uscito il suo libro Poesie, dove sono inserite opere di Mario Ceroli con prefazione di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore.